2 kg di mix per pinza romana, quindi la idrateremo all'80%, perciò ho 1600 g di acqua che ho diviso in 1280 g per la prima parte e il restante per la seconda parte. Ho 32 g di olio extravergine d'oliva e di sale iodato e poi ho 5 g di lievito secco per la lievitazione. Le pieghe servono a dar forza alla massa, vedete? E ad asciugarla. Questa non è che ce n'abbia tanto bisogno, perché comunque è bella asciutta, vedete? Guardate. Questo è un 80% di idratazione.